Termini TV. Noi che siamo all'estero viviamo il terrore di vedere un giorno l'immagine di un tuo parente, di un tuo amico, di un tuo conoscente. È uno stato orribile. Viviamo nel mondo dei social network dove queste notizie girano. Il primo giorno in Italia era esattamente l'11 aprile del 1998, era il giorno di Pasqua. Sono arrivato all'ora di pranzo, ho trovato questo tavolo lunghissimo, quindi questa cosa mi ha un po' impressionato, venendo anche da un paese molto povero come il Burundi. La storia del Burundi è una storia lunga. Mi preme cominciare questa situazione con la morte del nostro leader dell'indipendenza del Burundi, che si chiamava Louis Rwagasore. Negli anni 70-80 il Burundi, come la maggior parte dei paesi africani, hanno ereditato questa ideologia pro-comunista, pro-Russia, con partito unico che gestisce tutto il paese. Con la pronuncia del discorso famoso dell'ex presidente francese Mitterrand negli anni 90, la maggior parte dei paesi africani sono stati costretti ad adottare un regime democratico a più partiti, e questa cosa purtroppo è stata male recepita da paesi africani, e questo è stato, diciamo, l'inizio di una lunga guerra civile che ha messo in contrapposizione due gruppi, due popoli che non sono, diciamo, diversi dal punto di vista etnico e antropologico, ma che si occupano di attività diverse. E nel 2000 siamo riusciti a concludere degli accordi di riconciliazione tra questi due gruppi. Da allora quindi abbiamo avuto un piccolo periodo di pace, dal 2005, dalla fine della guerra civile, a 2010. Solo che il presidente attuale ha voluto continuare a governare nonostante i due mandati fossero esauriti, e questa cosa ha creato dei problemi. Quello che si denuncia adesso è questi massacri, diciamo, selezionati. I poliziotti, e questo è dimostrabile, mentre alcuni sparavano ai manifestanti, altri si presentavano con telecamere. Chiunque si trova in questi filmati, questi video, li prendono e il giorno dopo li troviamo per strada che sono cadaveri.